Oggi ASI e il Comitato di Lotta per la Casa sono venuti sotto la prefettura in presidio perché 20 giorni fa hanno inoltrato la richiesta, come dovrebbe essere, come è stato scritto sul loro sito, per incontrare il prefetto. Gli hanno mandato il fax e la mail dicendo che avrebbero avuto piacere di incontrare appunto il prefetto per poter discutere insieme a lei, visto che è una donna, del discorso legato alla nota ministeriale che è uscita alla fine del mese scorso e che obbligherebbe i comuni a dare la residenza anche alle persone che vivono in casa occupata, mangiandosi un po' il comma primo dell'articolo 5 del piano casa, che tutto sommato dovrebbe vedere negate le residenze a chi occupa. Finalmente si sono accorti che questa era una cosa anticostituzionale, che faceva in modo che le persone fossero di serie B e che si vedessero privati i diritti fondamentali, come il comitato dice dall'inizio, quindi da un anno a questa parte va dicendo. Finalmente c'è questa nota ministeriale, molti dei prefetti in tutta Italia l'hanno recepita, il prefetto di Bergamo ha fatto orecchie da mercante. Questo, insieme al discorso della moratoria, della richiesta molto forte che il sindacato e il comitato fanno rispetto a una moratoria che blocchi questi benedetti sfratti in continuo aumento sul suolo di Bergamo e sulla sua provincia, volevano incontrare per poter discutere in maniera istituzionale il prefetto. Evidentemente il prefetto ha poco piacere di parlare, e pur tacciandoci insieme al comune e quant'altro delle istituzioni di illegalità, di forma sempre mal posta, nel momento in cui andiamo per vie, come si vuol dire, legali, o quantomeno vogliamo anche solo discutere di queste cose qua, fanno orecchie da mercante, non ci incontrano, decidono che non esistiamo. Allora oggi abbiamo deciso di venire in presidio sotto la prefettura per ribadire che noi ci siamo e che pretendiamo di parlare con il prefetto. Il prefetto che è presente, poi ovviamente fuori dall'orario di ufficio non si può assolutamente disturbare, bisognerà venire di persona, proveremo a venire di nuovo anche di persona, ma sarà difficile perché evidentemente oggi è venuta fuori la voglia di non parlare con chi di fatto si occupa quotidianamente del discorso della vitale, del problema legato alla casa. Ed è questo il momento in cui lanciamo formalmente, se vogliamo, e ufficialmente il corteo che attraverserà la città di Bergamo il 23 di maggio al pomeriggio alle ore 15, un corteo che ribadirà le parole d'ordine del Comitato di Lotta per la Casa e del Sindacato Asia, che sono il discorso, come dicevo prima, della moratoria, il discorso delle residenze e il discorso del bloccare la svelta del patrimonio pubblico. L'ultimo piano delle alienazioni del Comune di Bergamo va incontro e si scontra con le promesse fatte di non vendere, perché due delle palazzine vicine a quelle occupate in Montegrigna verranno, o sono comunque sul piano delle allenazioni, cercheranno di venderle, e quindi non solo chiederemo e pretendiamo che la svendita venga bloccata, ma pretendiamo che si metta in atto una politica seria di aumento delle case a disposizione dei cittadini, perché evidentemente il numero degli iscritti che aumentano e la crisi che falcia in continuazione di posti di lavoro. Due o tre giorni fa anche all'Auchan di Bergamo, che è questo supermercato in centro, hanno lasciato a casa altre persone, le fabbriche continuano a chiudere, la crisi continua a falciare la popolazione come se nulla fosse, e nessuno fa nulla riguardo a un discorso che è quello dell'abitare, che dovrebbe essere quantomeno garantito dallo Stato. Quindi l'appuntamento è per il 23 di maggio, scendiamo in piazza, faremo un corteo assolutamente determinato, un corteo che porrà le proprie parole d'ordine al centro del dibattito politico di questa città, e niente, l'appuntamento è in Malpensata, piazza della Malpensata, ore 15, 23 di maggio.